Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questa tredicesima puntata di Minecraft, in questa puntata completeremo la costruzione della casa. Se avete visto la tredicesima l'abbiamo cambiata, adesso va completata. Sì. Quindi non perdiamoci gli occhi e partiamo con il video. Eccoci qui, dai, 43, ci usciremo. Allora, l'ultima volta io perché dovevo fare la tosse, la prima volta per lo spazio e la seconda poi volta la gava, poi un casino della miseria. Della miseria. Ok. Stiamo dicendo, adesso dobbiamo fare il tetto della casa, che però non la chiudiamo, in quanto deve essere il pavimento del secondo piano. Sì. E lo stiamo facendo modi pavimento uguale, quasi. no modi uguale pavimento, modi pavimento, una cosa sfiziosa, si poteva fare pure di vetro tutto quanto, lo so, però troppo trasgressivo, no, rende poco, ecco, rende poco. Magari si potrebbe farlo su una parte, però cominciamo a farlo così, poi magari lo modifichiamo, una piccola parte si può fare di vetro. A voi se scappa qualche parola si deve bippare. Ma cerchiamo di non scappare. Se no bip bip bip. Vabbè, sono scappati solo due bip, perché tanto shit e fuck non li ho bippati. Facciamo passare. Oh shit. Quindi si può dire. Oh shit. Non è proibita. Vedi un po'. Già fa la sua. Bolla figura. Bella figura. Okay. Ora per prendere, ora dobbiamo prendere le scale che stanno praticamente in ciulo. Ma già ce le abbiamo fatte, belle fatte. Si può dire in ciulo al mondo. In ciullo. Raga, che si può dire secondo voi in ciullo? Ah, però ho visto che non si vede il cursore, questo il mouse. No, fa solo con la testa. Vedi, perché il registratore non lo vede. Quindi dove io sto, dove Steve guarda e dove sto puntando. Quindi guardate qua in alto a tutto. Sempre? Secondo voi ciulo è una parolaccia? In ciulo si può dire. In ciulo si può dire. Ma una statistica proprio, parolacce si possono dire o non dire su YouTube. E sono e non sono family friendly. Family friendly. Cioè, come siamo ridotti. Come tipo Belenau quando smadonnavo un turco. Come questo cane di Melma. Di Melma, sì, il fatto di Melma. Come questo cane di Melma che abbaia ogni frazione di secondo. Possibile da Gera Parasendo. Ogni frazione di secondo. Ma sta scala dove stava? In qualche baule? Che cassa? E quindi vorrei rompergli il cuore. Il cuore. Ora questo miseria di. E come lo facciamo? Allora, aspetta, adesso devi fare in questo modo. Secondo. Anche poi fa schifo se riviene la stessa cosa. No, infatti non deve essere così. Ah, ma fare. Sì. Che cosa? Vabbè, sti cacchi. Ah, cacchio si può dire? Cacchio, sai, cacchio sì. Ok, vai. Perché qual è il dilemma? No, non lo so. Ah, no, è perché fa brutto se viene uguale a ma qua. Infatti non deve fare brutto e non deve venire uguale. Adesso tu dovrai rientrare di 3 blocchi rispetto al piano di sotto. What the fuck? Allora, questo qua. Questo di pietra? Non deve stare lì. Dove deve stare? Allora 1, 2, 3 fermati un po' se no dal manicomio così. Però devi metterlo, ti dico subito dove, aspetta, 1, 2, 3 qua sì. C'hai dei blocchi davanti liberi o due? Quindi un po', forse sono due. Sono 1, 2 ecco, 1, 2, 1, 2 e no, però devono essere penso 3 perché si perché praticamente questa qua piastrina ci vuole la staccionata e quindi 3, non 2. No, però poi viene. No, viene bene. È grande, la abbiamo fatta così grande. Quindi allora. Qua così. Sì. 1, 2, 3. Esatto. 1, 2, 3, esatto, così. Okay. È la stessa cosa pure di là. Certamente. Ok, quindi se non si mette qua, si mette qua. Questo è il sons. E ci mettiamo di qua, sì. Qua così, qua. Così. Qua. Perché fa 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3. Perché mettendo la staccionata poi ci deve essere la possibilità di poter passare. 2. Ok, ci sono. Fatto. Ora procediamo. Sì, però penso con i blocchi di legno al centro. Che non abbiamo. Che non abbiamo. Come si dice?
Per Dinci Bacco. Maledizione. Mi devo fare, allora mi devo fare un quaderno con il repertorio delle parole che così. E poi le parole lo dobbiamo mettere qua quando registriamo. In modo che possiamo sbroccare. Consultare. Sì. Per Bacco. Per la miseria. Ma io non ci penso che mi scappa poi qualcosa di pesante. No, 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 non fai il Mona. Fai il Mona. Il Mona, vabbè, il Mona. Fa lo stupido, non fa il Mona. Ma... Neanche, che cavolo posso di niente? Dindirindina. Ah, per Dindirindina. Per Dinci Bacco. Che cazzo? No, perché uno due tre tiro giusto giusto, guarda. E la staccionata dove va in... Va sulla prima fila di blocchi. Ma qua sta poi fa schifo. Non è, guarda, ma qua ti trovi con i blocchi. Sì. No, ti trovi che sono tre. No, sono due. What the shit stai dicendo? Uno, due, tre. Uno, due, tre. Allora è quello là che non va bene, questo qua. Quindi? Ma per forza dobbiamo... le staccionate? Sì, è sfizioso. Vedrai. Dobbiamo solo scegliere qua come dobbiamo fare. Dobbiamo fare o dritto. No, se no si fa. No. Oppure di lato magari non ne teniamo liberi tre ma due. Cioè? Vai, spiega. Allora. Procedi qui. Così. E sono due. Però. Sono due, sono due, sono due. Sembra una croce. No, già no, la croce non va. Per Mari non va. Non va, la croce non va. Allora fammi scegliere. Ce l'avete una croce. Per Dinci Bacco. Che devi prendere? Per Dinci Bacco, devo Dinci Baccare. Devi baccare. Almeno puoi dire tutte parolacce family friendly. Sì. Sì, per Dinci Bacco. Per Dinci Bacco. Ah, proprio porca miseria, si può dire. Mi fanno studio su questo. Parolacce da non sono sicuro. Poi allora, perché sono abituato a lanciare quelle potenti, proprio quelle là da King. Non è... Da Blur, questa è una sfida. Allora capite. Qua allora, comunque va cambiato questa tutti parte. Sotto tutti sotto al canale di Blur, a scrivere Mariano ti sfida al King delle bestemmie. Solo qua va cambiato. E poi ovviamente come abbiamo detto nell'altra puntata si fa. Che quanti video sono? Si scrive 18 più. Facciamo che puntata 18 più così liberamente ci sfogliamo. In tutto il nostro piacere. Ok, facciamo tre così, devono essere così. Tre così liberi. Così. No, ho visto già. Tre liberi devono essere così. Ho visto, vanno bene però. Allora, passa un po' così, guarda. Allora, quindi sono tre liberi. 1, 2, 3, ok, sì. Adesso basta fare così, fammi vedere. Ma che oh! È sbagliato pure. Ha sbagliato quasi. Aspetta, giovinastro, non ti preoccupare, risolvo tutto io. Ecco qua, vedi? Vedi come risolvo tutto io? Ma ti stai complicando. Non è, perché? Perché fa... Ah, poi devo bipare un'altra volta. Non è, ecco qua, vedi? E si continua così, vai. Ma no. Non c'è problema, ma perché? No, perché qua è così, e là sono due. Ma qua fa... Ah, non si passa, ma... Fammelo scrivere. Ma... Dai, non ci perdiamo in chiacchiere, non va male. La devo eliminare, ma... Si può dire... Sì, non è una parola. Questa porta! Eliminiamo questa porta. Però no, continua, comunque facciamolo questo qua. Ma lasciamolo per dopo, se no ci... Continua così, continua questi altri pezzi. Ma poi qua devo lasciare lo spazio, no? Deve essere così. Qua lo lasciamo così, altrimenti sblocchiamo. Ah. Esatto. La staccionata, ne abbiamo di staccionata? No, va fatta. Quindi ora come facciamo qua? Che c'è la staccionata? È qua. Allora, però aspetta, sto guardando che su... Ma noi però stiamo facendo, ma se un problema metti... incredibile. Dimmi. E che stiamo facendo questa piattaforma quando qua possiamo mettere le staccionate e abbiamo finito? Posso dicendo di tutta sta... No, a posto di fare tutta sta costruzione. Per fare il secondo piano. Sì.
Sì. Allora si fa così. Così, e qua sta la porta per uscire fuori. Esatto. Ecco qua. E ci abbiamo messo 3/4 d'ora per capire. Eccoci non porta. Eccoci non porta. Ok, quindi allora qua si sale di nuovo. Però non lo devi fare così. No, no, cioè, no, deve aspetta, essere no. Modi il piano di ma sotto. Ma lo sto facendo vetri. Un po' a secondo di sì. Sì, sì, vabbè, ma non è che ogni cosa è blasfemia. Se fa schifo, fa schifo, non è? Ma tu prima nell'altra puntata hai detto che non si poteva dire. Ah beh, stiamo esagerando, rendere la cosa lo è esagerata, come devo dire. E ogni cosa va qua là, diavolo, così qua là. L'esagerazione, allora, ogni cosa. Fortuna che non stiamo registrando la faccia, altrimenti avete tante smorfie e blasfeme. Che paramma fa? Beh, almeno in modo che uno si sfoga senza essendo femmini sì, friendly, che almeno perché la faccia non si vede e tu vuoi dire quello che cavolo ti sembra, ecco. Ti pare. Ecco. Sì. Ecco. Ecco. Family friendly mod. Ricordati Daniele. Ah, che... mi ha anche morso. È una zanzara, secondo me pure a me. Ok. Vabbè. Vabbè. Ma quindi qua Sara. Si lascia così. E qua si mette come abbiamo fatto prima. Sara. Uno, due. Allora, seguendo i calcoli si deve fare alto 4. Perché altrimenti viene. Tozziamo. Che tozziamo. 2, 2, 1, 2, ok. Allora, quindi si e fa. Poi questi qua sono troppo alti. Aspetta, quindi libero un. Ok, no, qua abbiamo fatto così. Che cosa? Sì, no, stavo capendo come avevamo fatto la costruzione di prima. Quindi così. No, no, ma questi blocchi li non ti preoccupare, ma li ho messi così a caso per fare. Per mureggiare. Mureggiare. Ok, quindi. Ah, ne messi a coso di cane. A coso? Ah, era giusto. A coso di cane. Per non dire a coso di cane. Che poi stavo pensandoci, questa puntata esce fra 2 settimane. Sì. Sì. È perché lunedì prossimo abbiamo la 12. Sì. Quindi mo. Siamo sì. Nella puntata 13. Sì, ok, dobbiamo fare un sacco di video perché poi io parto e quindi dobbiamo per forza farli. Dobbiamo fare almeno fino alla 15 minuti. Ma almeno alla puntata 100. No? Sì. Forse, allora, secondo facciamo questa scommessa sempre qua sopra dove sto indicando. Dove sto guardando Steve. Secondo Mariano voi, Steve. Alla 100ª puntata avremo molti cash, sì, no? Dodo, Dodo equivale sì, a Dodo. Sì. Dodo equivale a cash, a soldi. No, no, è troppo offensivo. Sì, è troppo offensivo. Sì. Ah, ok, sa, posso meglio di soldi. Diciamo che i suoi organi valgono più molti soldi. Ma non sono sicuro, guarda di questi, penso che se li svendiamo qualche centesimo ci danno. Ah, ma sono contenuti non family friendly. Vabbè, mica l'abbiamo sputellato. Però abbiamo parlato. No, anche fa dai. Non mettiamo una giù pesante. Vabbè, comunque, qua si deve vetrare tutto. Vetrare, sì, sì. Allora però sicuro. Sì, perché facciamo, no? Mettiamo solo così, perché sennò poi diventa tutto vetro. E vedi, aspetta, fai il pavimento di vetro, non si c'è un problema. No, perché poi il pavimento di vetro è figo, ma. Vedi, ambedi, ambedi. Così, is more family friendly. E vedi un po', che però devi dire anche da giù l'effetto che fa, non solo da su. Wow! Senza romperti le gambe, vero? Guarda, è figo, figo, figos. Sì, anche perché non abbiamo finito, ho già un'idea. Quindi qua si stacciona. Sì, sì. Si stacciona. Però staccioniamo dopo, finiamo la house. Sì. Ora, il problema è un altro, io ho solo 4 di vetro. Ci manca il vetro. Stando per non cambiare, ci manca. Ah, però aspetta, no. Ce n'è. Vedi, vedi che Daniele del passato, ovvero di 5 ore fa, sapeva. Aveva provveduto. Detto al materiale necessario. Ci serviva. Anche che il Daniele di 6 ore fa, mentre il Daniele di 3 ore fa, fino a 5 minuti fa, si stava uccidendo per fare una grafica del canale di Melma. E speriamo vi piaccia. Sì. Sempre qua, sondaggio vi piace. Oh, ma quanto li sono già mettere? 37.000, tanto li disponiamo solo noi. Vediamo un po'. Qua si mette questo, bebe. Ecco, ecco, si mette la porta. Ok. Bello con vetrata, guarda, vista boschetto. Vista pontile. Vista boschetto e pontile, esatto.
vedi che termine. Tutte belle tecniche pulite. Oh, ecco. Onesto. Tutto il vetro che è necessario calma, era. Mamma mia, preciso. Vabbè, però questa vista mi sa di Loredana Bertè, non lo so perché. Non lo so. Che non Loredana Bertè? Non lo so. Boh. Questo è un albero. Più bizzarria, Loredana Bertè. Ok, qua come chiudiamo? Come abbiamo fatto. Possiamo. Ma vuoi chiudere anche. Ah, sopra. Ma no, stavo pensando, qua sopra secondo te dobbiamo chiudere così a terrazzo o con un tetto spiovente? Capito? Vuole. Vabbè, lo facciamo così, qua lo chiudiamo comunque. E poi ci mettiamo un tetto spiovente che però non deve essere troppo. Cioè, deve essere a punta tronca. No, però non come l'ho fatto no, io l'altra volta. Sto dicendo a punta tronca. Allora, mettiamo solo la base così. Tanto qua dobbiamo fare il pizzo man. E abbiamo una puntata per farlo. Quindi quanti tagli che facciamo? Allora, signori e signore. Allora. Diciamo, anzi, bambini e bambine. Eh sì, perché family friendly è proprio. Ciao bambini! Ciao ragazzi! Seguite Mariano! Come si fa il ballo? Seguite tutti il canale di Mariano Magazzini! È osceno 1 2 1 2. Ok, non ce la facciamo, ma ci iniziamo a fare ci proviamo schifo. Non è vero, facciamo schifo. Ah va, si può dire detto. Eh sì, caspita. Ah, che stavi blasfemiando. No, caspita, non è niente. Sei un demonio. Ma posso farla o no? Non si può parlare più. Esci da qui. Ah no, ma questa è un'invocazione, non si può fare. Esci da no, qui. No, no, no. Diavolo è peccato, no? Niente diavolo, no? Che c***o! Però qua ci mettiamo un blocco così, e vai. Più trasgressivo. Sì. Più sfizioso. Più sfizioso. Ok. E abbiamo finito i blocchi, e vai! E quando mai, deve arrivare. Secondo me fa anche ridere a chi ci guarda il beep. Il beep, può darsi, speriamo. Se i beep piacciono... Se i bip piacciono, sbrocco, smadonno come un turco, tutti i bip. Ok, ennesimo sondaggio, vi piace? Vi piace, mi piace se sbrocco e smadonno come un turco? No, vi piace il bip. Ci dobbiamo poi rivedere la puntata per vedere quanti sondaggi e quanti... Mamma. Sì. Madonna. Ah, ma poi Madonna si può dire? Madonna così... Ma non sarebbe niente, diciamo, Madonna, uno dice, mi dire adesso, Teresa. Ne sa essere niente. No. È proibito. Pure. Pure. Però stiamo proprio spizzito a dirlo, guarda, Sembra una di quelle case dell'IKEA. No, dai, lì è male, Quelle case dell'IKEA sono bellissime. Ah, no, non le case, gli arredamenti. Questa... sta prendendo il battezza. Che si fa? Non è giusto. Ah, guarda che se mi esplode un creeper sbrocco anche io. Mamma mia. E dobbiamo bippare. Ma andiamo a guarda, dormire. Guarda, questo è bello però. Vedi? Sì, è molto molto fashion. Molto good. Fashion. Mi voglio bocciare. È vero. Va. Dormiamo male. Salsiccia. Salsiccia, boh, non lo so neanche io perché ho scritto salsiccia. Sausage. Sausage Party non è family friendly. No, vabbè, ma è sul titolo. Ok. Sausage Party è sul titolo, quindi non è niente sta di... vedendo. Infatti. Ma bambini non andatelo a vedere. No, è consigliato della mente. Ah certo. Quello è più 18. Quello è più 28. Più 28. Più 28. Sì, non ce la faremo perché abbiamo finito. Caspita, però quando vai in superiore, quando materiale serve, che... Perché è incredibile, tu ce l'hai infinito. E vi diamo la prova che non stiamo cheatando. Anche che l'altra puntata ho saltato la parte dove cercavo di usare i cheat. Guardate, allora, game mode creative. E non me lo dà. E se volessi fare qualche, non so qual è il tasto, game mode 1, 2, non mi ricordo qual è, me lo dà comunque sconosciuto. Ho errato. Errato. Ok, finalmente ci siamo. Allora, facciamo un attimo di riepilogo. Abbiamo messo le staccionate. La staccionata fatta. Staccionata.
abbiamo messo le stazionate. E ora dobbiamo fare il tetto. Però visto che non abbiamo i blocchi come sempre, li andremo a prendere. Abbiamo detto che io, tu hai un'idea di tetto, io un altro. Di tette. Tetto. Facciamo i bravi. Ah shit, mi scordo sempre. Siamo in fascia protetta. Perché mi scordo. Quindi vediamo come lo vuoi sviluppare tu, altrimenti poi vediamo come intenziono io. Poi tornando a Minecraft, perché giusto per farvi conto, tenere conto delle nostre sciagure, avevamo registrato tutto questo, ma ovviamente il gioco crasha e abbiamo perso tutto il salvataggio. Tanto per non cambiare, vabbè, giusto per rimanere nei nostri canoni soliti. Non ci facciamo mancare niente. Devo comprare una pistola. Ok, vabbè. Quindi stavo dicendo, stamattina è venuto Sasa e cosa ha detto? Io ho detto: Salvatore, invece di scaricare Minecraft, ha scaricato Minecraft. Hai te l'hai scaricato niente, che mi piace proprio. Perché lui è un grande, come avete potuto sentire, è un grande appassionato di Minecraft. E di tecnologia. Di tecnologia soprattutto. Vabbè, però gli ultimi tempi devo col cellulare. Ok, giusto per non cambiare, abbiamo avuto altro. Però almeno stamattina almeno stavolta non è andato a rotoli il salvataggio. Che bug. Ma se mi cerca di stare family friendly, certamente evitare i beep se possiamo. Ah, ma tanto è facile, lasciamo stare. Io ne stavo per fare uno, vabbè, meglio così, non fa niente. E poi ho detto, se vai in vacanza devi fare un vlog. Oh my god, ma non è sicuro. È ancora incerto. Via! Due lama così. No, perché c'è il villager che la notte si è... E non si vede. Si è dopato. Certo. Vabbè, tanto loro non sanno neanche che vuol dire dopato. Non sapevo che lo potesse fare. Si può dopare così e... No, non si dopa, si è la si della piccioletta e dell'invisibilità. E noi gli possiamo fregare il lama. No, però posso fare questo. E la battiamo. Sì, perché siamo femmini friendly anche con gli animali. Ah, ma YouTube poi non ci dà maltrattamento ad animale. Tu no, dai. Se mi sputi ti ammazzi. Va bene, ho ucciso uno. Incitamento all'odio. No, vabbè, dai, non mettiamo troppo questo. Ma nelle normative di YouTube c'è anche l'incitamento. Aspetta, nel nome della privacy, della community. Ma vaffancore. Vaffancore. Come la mettete pesante? Torniamo a sto ditto. Andiamo a dormire. Letta. Leotta latte to. Facciamo il tetto, eh? Pensiamo al tetto e non alle titto. Ai tetti in gergo femminile. vedi che termini professionali. Vabbè, ma in realtà che è inutile, che faccio a fare lo spray. Ce ne vogliono parecchi? Sì, un bel po'. Ok, andiamo a comandare. Siamo ritornati indietro nel 2016, quando YouTube per noi era una caca. Poi tra l'altro quando Rovazzi ha cominciato, quando andiamo a comandare. Allora, io non so se è vero, ma dicono, cioè può darsi anche che è una stupidaggine quella che dico. Se non mi sbaglio, lui aveva aveva un canale tipo YouTube di videogiochi, una cosa del genere. No, non sono sicuro però. Oddio, non mi sorprenderebbe se fosse, perché figure, voglio dire, quanti, me compresi, abbiamo un canale con vari, insomma, format. Esatto, quindi sarebbe pure normale, cioè niente di strano. Però sorprenderci, lui comunque siamo oggi della musica. Oggi tutti fanno qualcosa, fanno tutto più di più no, cose, no, certo. Più di diventare famosi. Certo, questo pure è vero. No, non dimmi che è già finito. Wow. Oh, mamma mia, ci ha mangiato praticamente. Aspetta, scendiamo, mi faccio anche una pala. Che bello, finalmente le notifiche non arrivano. Magari anche off camera bisogna fare una bella quantità di cose, di roba, materiale, depositarlo, così quando poi registriamo, come in questo momento, ci abbiamo un sacco di cose. Si può anche fare un video 18 più dove... Wow, se combiniamo, mamma mia. No, dove si è... Ci video allucinogeno. Con Sasa. Con Sasa, sei risate.
Quasi, ma poi uno quasi ne esce pulito pulito. Questo video dice. Anche perché tu lo abbissi, metti il bollino proprio, 18 più. Dopo sono cavoli vostri. La scelta dell'utente, del follower, di poter guardarlo o non guardarlo. Non è nessuno obbligato. Una volta che ti ho avvisato, voglio dire, se sei coperto. E poi noi possiamo mettere i limiti di età, così i bambini non possono vedere. Non guardate. No, così non lo possono vedere, perché. Sì. Quindi è l'ennesima protezione e filtro, non devi dare problemi. Dovrebbe essere di così. Anche se tipo pure il video di John Wick c'è i limiti d'età, però si può vedere. Eh sì. Se tu come il fatto di non mettere bambini nei video, eccetera. Diciamo che fino a prova contraria sono minorenne, quindi dovrebbe. Ma a parte la tua età, minorenne oppure no. I bambini più piccoli, no, proprio piccoli veramente. Che ma che? Perché? Si smiscia. E qua come devo fare? Devo mettere ancora altro? E tu qua come hai pensato? Eh no, io non voglio chiuderlo a pizzo. No, no, appunto, non appunto, esatto. Allora facciamo a chiudere... un altro. No, comincia a chiudere quadrato. Allora facciamo così, aspetta, lo vediamo da sotto. Comincia a chiudere quadrato. No, lo chiudo per senza niente, se no. Così va bene, faccio un'altra fila? No, un'altra no. Io volevo fare così, chiudere quadrato, però non deve essere chiuso completamente. Ok, sì. In mezzo deve essere lasciato un quadrato vuoto, però un rettangolo. Faccio gli slab così e si occupa meno, cioè faccio uso. Ho più materiale, ecco. Ok. Mi vediamo. Uguale, basta che arriviamo all'obiettivo. Comunque, allora non so perché, ma tipo stavo a mare, no? E non so se stava doveva andare a mare, fanno pure gli eventi. Mm-hmm. E sopra sta il costo dove fanno gli eventi, no? Allora stavano due signore che mi guardavano, tipo indicavano pure, io non lo so se guardavano me o guardavano qualcun altro. Io non lo so. La tua testa ha cominciato un po' a viaggiare. Ma non è che questi mi conoscono. Mi stanno riconoscendo per qualche ragione. Io poi mi sono fatti i fatti e le ho guardate perché non so se mi stavano guardando. Però mi sono fatto le idee. Cominciano a venire queste. Ho detto, ma per caso mi hanno riconosciuto in qualche modo? Guarda, se... Chi lo sa, oddio. Dipende anche un po' dall'età, perché comunque... Non lo so. Cioè, te l'ho detto, io ho visto solo queste che non so se mi guardavano me oppure sembrava però che guardavano. Però ti ha dato questa sensazione. Beh no, perché poi vedevo che stavano tipo due, tre, hanno iniziato a chiamare tipo altre persone e poi se ne sono andate. Mm. Tipo un po' come quando andai a vedere la pallone, là stava quella che sembrava la tua voce. Sentissi parlare. Tu sentissi, guardavamo un video che sembrava uno dei miei, sembrava la mia voce. Ti giuro, comunque se fosse vero io non, cioè tieni un autografo, tieni anche se a questo passo non ci siamo ancora arrivati, quindi dobbiamo perfezionare anche l'autografo poi. Io lo devo proprio creare, sì, non ce l'ho. No, io neanche io ce l'ho, cioè io metto tipo una faccina felice. Ok, allora dobbiamo fare un tutorial come fare autografi per youtuber nascenti. Cioè creare da zero. Io direi un saluto pure a Cristiano, che di solito salutiamo, che oggi è stato qua e che ha voluto sapere del mondo di Minecraft, delle puntate. Anche a Lori che voleva. Sì. Addirittura avrebbe voluto partecipare. Ha detto vabbè. Salutiamo Kate. Anche sempre. Domenico ancora. Luca, Simone. Domenico domani, che lunedì dovrebbe vedere la puntata. Sì, però noi stiamo parlando ancora della scorsa puntata. Siamo un po' avanti col progetto, per fortuna. Siamo a ritorno al futuro. Siamo un po' avanti col progetto, per fortuna, sì. Un po' la vecchia maniera, che stiamo un po' avanti, sì. Fortunatamente. No, almeno abbiamo due video a te. Cioè, in realtà no, uno, perché domani si brucia questo. Però, quello di domani è questo qua. Siamo a due. Sì, ma te l'ho detto, dobbiamo registrare, perché mo che andiamo in vacanza. Soprattutto mo che tu vai, se vai in vacanza. Ma forse. Aspetta, ma poi io devo pubblicare io il video? No. Eh sì, perché quando tu non ci sei devo pubblicare io. Quando poi io se manco dovrei mancare forse una settimana, quindi no, due settimane, che una settimana no, una settimana vai là, ma forse anche no, vabbè, comunque se non ci stai li metto io video, metto e Minecraft. Come li metti che tu non ci stai neanche tu? No, io parto la settimana, allora se io tu parti se parti l'11, io parto il 18, vediamo, ma non lo so, non è sicuro niente ancora.
Ok, allora forse. Ma quanta legna ci serve? No, vabbè, però è meglio perdere in abbondanza. Vabbè, mi suicido. L'albero l'hai creato di terra. Sono suicidato. Non fa niente. Che fa? Ah, però incitamento a. No, vabbè, vabbè. Morte che non avesse materiale. Eccolo qua. È stato sparso. Lui c'è anche una buca. Una buca. Perché si chiama burrone? Incitamento al burro. Un burlone o burrone? È un burrone. Ah, sei un burlone. È incitamento al burro. Al burlone. Allora, ok. Andiamo questo. Ma comunque, secondo me tornando al fatto di prima, spero che un giorno qualcuno dicano: aspita, ma tu sei giovanotto che fai video di Minecraft, le puntate nel canale Mariano Baghetti, wow, complimenti, mi fai un autografo. Un giorno che succede, dobbiamo fare un video, mi hanno chiesto un autografo. Ma mi fermano a me, proprio a me, Mariano Baghetti, no. Wow, ma tu c'è il canale e non c'è Danilo che fa un autografo. Ci pensi, alla fine tu non sei servito a niente, sono diventato io famoso. Ma tanto per non cambiare, ma è una gioia. Tanto per non cambiare. Cioè, la scena, no, capì, alla fine il canale è tuo, divento famoso. Dico, ma c'è la scena, tu me ne vai. Dove sta Danilo? Ma sì. Io e le mie gioie. Ma è una gioia. No, per forza no, devono fare tutto al contrario, vedo a me dicono: ah, tu sei Daniele, ma Mariano dov'è? Ah, beh, dai, non fa niente. Ma no, poi, cioè, come devo dire, prendiamocela come viene. Ecco qua. Volevo dire più che altro un'altra cosa, ma questa puntata, nel quale voi ci stiamo dedicando al tetto, finirà così? Con la costruzione del tetto? Sì. Ok. Poi prossimo video, come fare un autografo. Hashtag incitamento al burrone. No, incitamento all'inchiostro. All'inchiostro. Quando dobbiamo fare il video. Incitamento all'inchiostro. Allora, ti dicevo che l'idea mia era quella di chiuderlo completamente, lasciare un po' di spazio a centro vuoto. E poi di fare, vedi, questa cornice. Di tetto pure là. Ecco, che io che faccio il rumore quando mi schiocco il collo. Dobbiamo fare un ASMR quando mi schiocco il collo. Come Danilo che schiocca. E poi avevo fatto altri slab, che fine hanno fatto? Ma è pure quasi finito. Ah, perché ho iniziato a mettere, mi sono scordato. Neanche quasi così giovane. Vabbè, perché vogliamo raccontare l'episodio quando non sapevo dove abitava. Qua no, allucinante, guarda, ancora non ci posso credere. Cioè, è una via. E poi. Boh. Okay. Però qua modo visto tutto, dobbiamo dire qual è il centro. E mo vediamo. Quale sarà il centro? Bam! Allora il centro, dai, mi cala 1, 2, 3, 4, 5. Ah no, è a 2. Non ci interessa il centro di questo muro. Il centro è a 2. Ah, è a 2. Beh, vabbè, non fa niente. Allora, togli 2. Il centro è questo. Mettiamo un attimo un blocco qua, quindi allora deve essere. Vabbè, facciamo qua, sai, il centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Se non so la matematica, 1, 2, ma basta contare 4, 5, 6, 7, quindi la metà di 7 è 3,5. Allora, metti chiudo i blocchi a fianco qua. Ecco qua. Così devo fare questo buco? Sì. Così? Sì. Togliendo anche quello, ovviamente. Cioè, vabbè, molto. 2 e 3. Però forse anche altri slab qua davanti. Togli questi qua. Questo e questo. Probabilmente anche questi. E così poi non diventa centrale. Non diventa più centrale, vedi, questo è il centro, su questo è il centro. Allora. No, si devono togliere questi, così diventano. Perché vorrei due che fosse di un po' più grandi cielo. Ah no, due di qua, così è centrato. Se si può fare così. Però dico, vorrei che questo spazio fosse un po' più grande. Così. Togli anche questi. Così però diventa una croce. No, togli anche questi angoli qua. Così basta. Adesso. Però il vetro non si può mettere. Perché? È perché abbiamo fatto gli slab. No, però noi dovremmo mettere i blocchi a gradino qua. Dove? Qua, vedi? Qua. No, non qua. Deve essere. Prova. Perché deve essere come se fosse un piccolo tetto più a centro, Vedi un po'. Aspetta, devo farne altri.
quindi prendiamo questo, lavoriamo. Poi vediamo come viene, se è il caso di lasciarlo o toglierlo. Che poi il bello è che si fanno costruzioni. E poi il centro dovrebbe essere di vetro trasparente. Cioè che poi il bello è che tu in una scatola, in un cubo, crei delle scale. Cioè. Beh, questo è il bello di Minecraft. Di Minecraft. L'avrà progettato un bambino autistico che aveva un cancro terminale. Ah, dai, caspiterina. Lascia stare i bambini autistici. Questa veramente può essere. Ah, no, questo è incitamento all'odio. Questa veramente può essere offensivo. Mi dispiace, vabbè, tanto noi bippiamo tutti. Non sanno tutti i bambini autistici. Anzi, ok, quindi. Andiamo a noi, mettiamo i blocchi qua di vetro, vediamo. Cioè, sai qual è il problema? È troppo difficile non essere family friendly, capito? Lo so, mi rendo conto, pensa che io bestemmi un turco. Che poi il problema è che non è neanche incitamento all'odio verso gli autistici. No, perché nulla contro di loro, per carità, anzi, ripeto. E che dovevo esagerare. Ah, ecco, ok. Cioè, pensa un bambino autistico col cancro. Ah, vuoi rimane, caspita, non mi fa riuscire parole, stiamo dicendo che siamo in fascia protetta, non mi fa sbagliare. Stavo per lanciare qualche santino. Come sta? Zombie, scappa zombie, orli. No, quello viene! Ah, ecco. Ciao autistico! Dai, no, non mettere con gli autistici. Veramente può essere offensivo, perché che c'hanno? Cioè, è un loro problema, no, metto true. So. Fa ridere. Lasciami. Vabbè, comunque, se n'è andato Jimmy. Stava. Guarda, si chiama Jimmy. Jimmy lo zombie. Ciao Jimmy! Va bene, lo vado a accoppare, non medita. Dai vieni, bam. Che mi fai danno. Ma aspetta, questo è incitamento veramente all'odio. Sto dai, uccidendo... zombie, se non ammazziamo. No, sto uccidendo un bambino! Ma, se non ammazziamo bambini, lui, ammazza lui. Io ci tengo stanotte. Fallo a pezzi, andiamo a fare. Posso dire lascia, grazie. Lascia stare, ammazzalo. Ah, schiatta, bimbo! Ecco qua, vai. Mi sa che sta andando, ci verrà bannata a vita. No, per quello che abbiamo fatto in altre puntate. Non vabbè, ma. Ma? Vabbè, non fa niente, va. Ma vai avanti. Andiamo al titto, va. Andiamo alla casa. Mi piace come sta venendo. Sì, letta. Barletta. È precipitato. Andiamo a sabbia. Che cavolo era? Non lo so, scappo. Ci scappa a prescindere. Facciamo che faccio come la tecnica, uso la tecnica che ho sempre usato. Scavo tutto sotto e poi costruisco sopra. Quanto ce ne vuole? Molto per il vetro? No, abbiamo fatto già. Non dico per il vetro, per fare i blocchi di vetro. No, quello il vetro si fa cuocendo la sabbia, quindi la sabbia che ho... Un singolo blocco di sabbia viene un blocco vetro. Di vetro. Ah, ecco, allora vabbè, pensavo ce ne vuole essere, perché io non mi guarda, ricordo. Guarda, è mastodontica. E poi però, un solo. Però guarda, non lo so perché, mi sembra che non è simmetrico. Sopra sì. Allora, se mo che saliamo, tu se conti i blocchi non possiamo sbagliare. Ti basta contare quelli intorno avanzati. Poi questa piccolina magari diamo giusto occhio di occhino pure. La facciamo più carina. Carino macro sex. Ciao a tutti, se ne dico Pasquale pratico a tutta monte San Giovanni. La pratico. Giochiamo adesso e metti spalle. Dai, ecco, è partito il ieri l'altra puntata è partito il dissing a Simi, ora gli autistici, ora anche no, ora anche a allora, nostro amico Enrico Pasquale. Ti giuro, volevo dire Giuseppe Simone. Lei è un dottore, è un filosofo, e a me è neanche un chilo. Un chilo e basta. Un chilo di vongole. Cos'ha questo? Avanza. Cos'ha questo che non va, eh? Ah, perché quello era il senso. Cos'ha questo che vuole vendere? Cosa che non va? Faccio una domanda, giusto? No, veramente non avevo capito, onesto, perché dice però cosa la pancia fa. Cosa questo giustamente? Però cosa che avanza? Che cosa non va? In avanza? Momento la sinto. Allora, forse già abbiamo tutti i blocchi necessari, quindi saliamo e vediamo dopo. No, lasciamo uno di erba così ho speso nel nulla. Ma perché?
Ma vedi te. Vabbè, allora qua costruiamo una piattaforma un giorno. Un giorno. E così fecero la prossima puntata, poiché non avevano idee. Andarono sulla smantellare i blocchi di terra. Un video di un'ora dove vada, dove vai sulla a smantellare i blocchi di terra. Contati quelli intorno. Allora, uno, due. FNAF. Ok, quindi ora? Ora niente, devi contare perché hai detto che per te non sono significativo. No, è che mi è sembrato, mi è per caso mi è sembrato. Perché io penso che invece mi sembra abbastanza... Non so contare. Dritta. No, vabbè, ma sarà dritta perché se questo è il centro per forza è dritta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Abbiamo blocchi di terra? 3, no. 4, 5, 6, è simmetrica. Okay. 7, 8, 4 e 4. 4 di qua e 4 di là, sì. Ok, quindi qua che facciamo niente? No, niente, perché, anche perché qua sopra non c'è il rischio che entri nessuno, lo lasci pure senza porte lì. O no? Non okay. È qua importante. Quindi ora dobbiamo solo arredare la stanza. La casa. Ma si può anche fare un quadro. Bella idea. Però dobbiamo vedere come si fa perché non mi ricordo, cioè non so neanche se è craftabile, ma penso di sì. Allora cerca. No, cerca. Perché non li dà nell'inventario direttamente. Ecco qua. Quadro, ok, stick là e là, non lo si può fare, guarda. Facciamo il quadro per Mariano Bacchetti. E mi pare giusto. Ecco qua. E quadretto fu. Allora facciamo così, prendiamo tutto e le porte, ci trasferiamo ufficialmente. Puntata di casa, puntata cambio di casa. Cambio casa disperatamente. Cambio. No, Extreme Makeover Mariano Edition. Cambio casa disperatamente. Ma sì, ma siamo passati da YouTube a Travel e Living però. Magari ci potremmo fare anche un bel acquario nella casa. Acquario di famiglia. Wow, quanta roba stiamo copiando. Vedi? Vino. Vedi? Dove la metto il quadro? Tu entri. La prima cosa che vuoi guardare. Allora, se lo mettiamo su là, su quella porta di fronte, qua si vedi qua? Qua. Sopra sopra. Qua. Ecco qua. Oh mio Dio, no, però il creeper no, eh. C'è capito quello. Ma no! Vabbè dai. Gino! Ecco, è uscito. Ok, poi. Sta bene. Yes. Poi si prendono le fornaci. E si piazzano da qualche parte. Zona fornaci. Zona fornaci qua. Eccolo qua. Poi. Zona crafting? Yes. Mother, father. Father, mother. Qua si mette un'altra perché non si sa mai. Certo, possiamo sentire su e giù. Yes. Poi. Finalmente muovo, se non ci muoveremo mai più di casa. Non c'è bisogno. Rimango a casa disperatamente. Una scursale, un'altra. Rimango a casa disperatamente. Allora, però ci manca solo prendere le chest. E trasferire per questo. Trasferire anche. Codesto. Questo signore è un down. Ci siamo per forza con le persone problematiche. Oggi mi vogliamo bene a tutto quanto. Specialmente si vogliono problematici. Stai ridendo se crudele. No, lo dico perché tu parli con un caso fier, la stessa sto dicendo. Però almeno è buono, così ci fanno, ci veniamo schifati, però almeno siamo famosi. Ma perché quando gli si fanno la tirina male? Poi perché facciamo schifo e basta. No, questo è vero. Alza le mani. Ammetto. Una baghetti ammette di far schifo. Sì, sì. Sono stato costretto, mamma aiuto. Mamma sono su YouTube. Nel best of 2019 mi mette Simone che fa la fare al Marigno. E non solo, poi dice mamma sono su YouTube. Per forza. Che è proprio bellissimo. Ok. Finalmente sono entrata. È ufficialmente pronta. E siamo finalmente nei culi di nostra casa. New home. New fucking home. mille modi per morire, mille modi per non bestemmiare. Bravo, serio. La vera sfida. La vera sfida. Ok, quindi. Spero che questa video. 13ª puntata di Minecraft vi sia piaciuta. Se è così, lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi tutti quanti, lasciate un commento, vediamo bene, che non ci abbiamo con nessuno, e al prossimo puntata. Okay.